Questa storia ha cominciato nella biblioteca. Ho scelto un libro a caso e mi ha colpito la Torre di Pisa. Qualcosa di terribile è successo. La Torre di Pisa. La Torre di Pisa è stata costruita dal 1173 al 1372 nella città di Pisa. La torre è pendente perché? Cos'è successo? Devo sapere la verità. Ovviamente Chiara, mia sorella mi ha detto che Rapperonzolo abitava lì in cima tanti anni fa. Rapperonzolo aveva i capelli più belli di tutto il paese. Erano così lunghi che le lasciò cadere dalla finestra finché arrivarono per terra. Il principe ha cercato di scalare la torre con i suoi capelli, ma lui era troppo muscoloso e tirò i suoi capelli così tanto che la torre si spostò e lei rimase calva da un lato. No, ma cosa dici di Rapperonzolo? È la torre di Pizza, non di Pisa. La torre è fatta di pizze impilate una sull'altra. E hanno costruito una torre di pizza così alta che ha cominciato a inclinarsi. Pisa, ma cosa dicete? Ancora non so la verità. Ciao ragazzi. Ciao! La mia vicina è vecchia, ha vissuto la storia. Posso chiedere a lei? Buongiorno signora. Lei sa perché la torre di Pisa è pendente? Certo, cara mia. Il diavolo ha costruito una torre enorme per provare di risalire in cielo, ma il buon Dio l'ha scoperto e per fermarlo ha lanciato una fulmine che ha inclinato la torre così non poteva mai risalire. Davvero? Devo raccontarlo al mio fratello. Grazie mille, signora. Buon pranzo. Ciao, Chiara. Permesso, Luca, posso entrare? Prego, Chiara. Luca, tutti mi stanno dicendo cose diverse. Tu sai perché la Torre di Pisa sta cadendo? Tu mi dirai la verità. Certo, Chiara, tanti anni fa c'erano due gladiatori che volevano entrare nel Colosseo a Roma. Però c'era posto soltanto per un nuovo gladiatore. Per scegliere il gladiatore più forte hanno fatto una gara di tiro alla fune con Pisa nel mezzo. Quello che riusciva a spostare la torre verso di lui avrebbe avuto il posto nel Colosseo. Vuoi fare come i gladiatori e fare una gara a braccio di ferro? Certo. Chiara, Luca, a tavola! Ups, la mamma ci sta chiamando. Peccato che non possiamo finire questo gioco. Com'è andato a scuola oggi? Abbastanza bene. E tu, Chiara? Abbastanza bene. Volevo davvero sapere perché la torre di Pisa è storta, ma tutti quanti mi dicono cose diverse. Io veramente non lo so, ma forse puoi chiederle alla tua maestra quando torni a scuola. Ok. Giuseppe, tu sai perché la torre di Pisa sta cadendo?